I'm still fucking with you. Still waters run deep. Still Snoop. Amici sportivi, un saluto da Stefano Blois, da Antonio Calabria. Riprende dopo la pausa di una settimana il campionato di Serie B con l'Amatori Pescara che affronta Porto Sant'Elpidio. È stato poco fa, ma io la strappogliare in tanto di lato che scarica per Pomara, De Vincenzo mette con la pertina, ma in fondo contro il Procco, si protegge e realizza, bel canestro di Gian Giacomo De Vincenzo, subito time out. Timperi blocchi ancora per il numero 14, molto cercato l'Amatori in questa fase di partita, scarica per Alfonso, altro tiro all'angolo, questa volta trova il bersaglio, subito il ritmo, anche Cristian Di Ponzo, 10-2 fine del Pidiense di questo quarto. De Leo pensa al tiro per mettere la palla per terra, Capitanelli va fino in fondo ad appoggiare e la palla arrampicandosi sul ferro trova la via del canestro, 16-11, 3 secondi con Raiola che ci prova da centrocampo e segna una tripla pazzesca che fa esplodere il palo Elettra, Stefano Raiola per il 19-11. È importante la sua presenza perché cattura molti rimbalzi e occupa molto l'aria. Ancora lui che riceve proprio con il gancio che va a infilare per il più 10, Andrea Capitanelli. Reazioni sullo finire del primo quarto, Boffini mette la palla per terra ma Di Ponzo resta molto bene contro lui, 4 secondi per andare al tiro, deve affrettare la questione dei Boffini, chiuso la difesa avversaria, si inventa un gran canestro allo scadere dei 24 e questo continui dalla media o comunque molto vicino al canestro mentre sugli esterni non riescono a trovare continuità, cosa importante per l'Amatori. Un buon attacco però di Porto Sant'Elpidio che realizza con Tortù, ottima situazione, riceve Vincenzo, blocco di Capitanelli, il massimo vantaggio per Pescara che vuole provare ad allungare il suo momento positivo, ancora Vincenzo con un'altra tripla, se la prende e la segna, scatenato di Vincenzo per il più 15. Minuti di gioco, è difficile obiettivamente rimanere in partita, Vincenzo ci prova addirittura da centrocampo, quasi, che tripla pazzesca di De Vincenzo, cosa si è inventato Gian Giacomo De Vincenzo, incredibile la tripla, prego, per Timperi che prova la protesta, se non ne sbaglia ancora Di Donato al rimbalzo, giganteggia Emilio Di Donato sotto le lance, poi tenta anche la conclusione della lunga distanza e completa l'opera infilando la tripla, 36 22 in doppia cifra, 7 volte sopra i 20 punti, Pescara l'ha limitato nel migliore modo, scarico per De Vincenzo e Timperi che li mette ancora nelle mani di Gian Giacomo De Vincenzo, che partita di JJ De Vincenzo, sta segnando da ogni posizione, mani di Rossi e poi riceve ancora l'Ezio, 13 no, pick and roll con Torresi che riceve bene Di Donato in aiuto, anche provare a ostacolargli il tiro, Torresi trova comunque una buona soluzione con il canestro a fallo, ricevere il pallone Capitanelli lontano dal canestro, 6 secondi per andare a tiro, ci prova De Vincenzo con una tripla pazzesca anche questa De Vincenzo, sta deliziando il pubblico con un clinic di triple, ossia un momento della partita in cui il punteggio è ormai acquisito, ancora Torresi con il canestro a fallo, l'unico, ripetiamo, a non volerne sapere di mollare, casa ospite Diego Torresi, bel taglio e bel canestro, Pigliona ricorre a tutta la sua partita in campo, il giovane Cavoletti, il numero 24 del Capitanelli, ci prova anche dall'arco e infine il più 30 si iscrive al mani di Stefano Raiola, aggredito ancora dal raddoppio marchigiano Vincenzo con un gioco di prestigio e l'altro per Matteo Timperi, meritava il canestro questa giocata di De Vincenzo, va fino in fondo, un bel canestro di Matteo Timperi, ci ha fatto soffrire un po' il ferro, vediamo se ci sarà l'ultimo tiro di Cavoletti che ci prova dalla lunga distanza, realizza con l'aiuto della tabella, 8 decimi da giocare, ma ormai siamo già ai saluti finali, Pescara allunga la propria serie di vittorie consecutive, 79-50 contro Porto Sant'Elpidio.